1952. Il Ministero dei Lavori Pubblici approva il PRG Frusino 52, ma il piano non fu mai portato all'approvazione del Consiglio Comunale e l'allora assessore all'urbanistica Guido Valchera ne propose addirittura la revoca. Tale proposta, con apposita delibera, venne approvata con il voto favorevole dei comunisti e con il voto contrario di Augusto Bartoli. 1972, operazione Permuta 2 miliardi. Prevedeva che una cordata di imprenditori romani realizzassero 140.000 metri cubi di nuove costruzioni nell'area del Matusa. Il progetto venne accantonato per le proteste dei cittadini e per l'opposizione dei partiti della sinistra. 1988, con la delibera numero 155-88, il Consiglio Comunale istituisce il Parco del Fiume Cosa e delle Antiche Mole. 2003. A distanza di 40 anni, l'amministrazione guidata dal sindaco Domenico Marzi ripropone, sotto nuove vesti di un project financing, la vecchia operazione Permuta. L'operazione prevedeva il completamento dello stadio Casaleno a spese del privato, in cambio della cessione dell'area del Matusa, sulla quale realizzare 115.000 metri cubi di nuove costruzioni. Il tutto, in spregio al PRG, oltre che al proprio programma elettorale, che al punto numero 8 recitava: occorre far sì che l'area del vecchio stadio, ubicata com'è in pieno centro cittadino, venga ridisegnata per integrarla sempre più al contesto del quartiere, creando una struttura polivalente e polifunzionale, dotata di ampi spazi verdi destinati alla pratica sportiva amatoriale. Maggio 2004. Il consigliere comunale Ivan De Santis deposita la proposta di referendum cittadino col seguente quesito: è favorevole a far diventare lo stadio comunale Matusa un grande parco verde pubblico? La proposta fu accompagnata da 232 firme autenticate ai sensi di legge. Il quesito scaturiva da un sondaggio questionario effettuato nell'anno precedente nelle strade e nelle piazze della città e che interessò circa 2.000 cittadini. Fondamentale fu il ruolo svolto da Luigi Di Santo, che in veste di presidente della Confesercenti si adoperò con forza e determinazione per far sottoscrivere il quesito referendario. 21 giugno 2004. Il Consiglio Comunale, a procedura referendaria attivata, con 28 voti favorevoli, approva il progetto preliminare della riqualificazione urbanistica del Matusa, Project Financing Matusa Casaleno. Un'operazione dal valore commerciale di oltre 25 milioni di euro, in relazione al quale non è stato mai chiarito il valore del corrispettivo che il privato avrebbe dovuto cedere al comune. Inoltre, la Regione Lazio stanziava un finanziamento di 10 milioni di euro, che da solo sarebbe bastato per il completamento del Casaleno. La convergenza di AN e dell'UDC sulla delibera del project diede vita ad una nuova maggioranza trasversale in Consiglio Comunale. In quell'occasione votarono contro il Project Forza Italia, lista per Frosinone di Generino Scaccia e il consigliere Ivan De Santis. Luglio-settembre 2004. Inizia la raccolta delle firme per l'indizione del referendum. Vengono raccolte e depositate circa 5.000 firme, oltre 1.000 in più di quelle necessarie a norma di statuto. Novembre 2004. Il Consiglio Comunale, preso atto della correttezza della procedura referendaria attivata, indice il referendum, scegliendo i giorni 9 e 10 gennaio 2005 quale date per il voto. La proposta di accorpare il voto per il referendum con le elezioni regionali della primavera del 2005, che avrebbe agevolato le operazioni e comportato un notevole risparmio per le casse comunali, venne respinta dal Consiglio. Sempre novembre 2004. Nasce il comitato per il sì, promosso da Verdi, Lista per Frosinone, Confesercenti Frosinone, Confcommercio, WWF, ATTAC, COBAS, Comitato per la tutela e la salute del territorio, Comitato per la salvaguardia del Matusa. Inizia una campagna elettorale referendaria durissima per il comitato per il sì, che si imbatte in un clima omertoso e intimidatorio. L'obiettivo della maggioranza dei partiti è quello di non mandare la gente a votare e di non fare campagna elettorale per il no, affinché non si raggiunga il quorum. Nonostante che sulle valutazioni e le questioni di interesse pubblico locale non sia vincolante. L'obiettivo minimo del Comitato per il Sì, di contro, nel clima di silenzio generale, è quello di portare a votare il maggior numero dei cittadini e comunque lo stesso numero di firmatari più uno. La campagna elettorale referendaria si svolgerà in tutti i quartieri della città e in buona parte con l'auto e le trombe di Luigi Di Santo. 6 gennaio 2005. Si svolge la Matusa Longa, una manifestazione sportiva amatoriale contro il cemento aperta a tutti i cittadini. 9 e 10 gennaio 2005. Si vota. Gli aventi diritto sono 40.539. Di questi, ben 8.138 si recano alle urne per una percentuale pari al 20,7%. 11 gennaio 2005.
i risultati. Il 93,95% dei votanti sono per il sì alla creazione di un parco nell'area del Matusa. Il clima gelido delle giornate invernali e quello altrettanto sgradevole creato dai partiti che invitavano i cittadini a disertare le urne non impedì a 8.000 frusinati di recarsi al voto e partecipare al primo referendum della storia di Frosinone. 18 gennaio 2005. Il presidente provinciale dei Verdi, Dante Daguanno, scrive una lettera al sindaco Marzi, sottolineando la rilevante valenza politico-amministrativa dell'esito del referendum ed il chiaro mandato che i cittadini, con il loro voto, avevano conferito ai Verdi per proseguire la battaglia per una vera riqualificazione urbanistica della città. Chiedeva la immediata revoca del project e l'inizio di un percorso per un progetto nuovo e condiviso. In alternativa, la rottura e la fuoriuscita dalla maggioranza sarebbe stata cosa certa. 8 febbraio 2005. Il promotore del referendum, Ivan De Santis, presenta una mozione in Consiglio Comunale, con la quale chiede l'immediata revoca della delibera di approvazione del project financing del Matusa. Nella stessa, richiedeva al Comune la redazione di un progetto sostitutivo che fosse coerente con la volontà espressa dagli 8.000 cittadini e che coinvolgesse tutti attraverso un concorso pubblico di idee. Richiedeva inoltre che si contraesse un mutuo con il CSI a tasso zero, sufficiente per il completamento e l'omologazione dello stadio Casaleni. L'amministrazione, di contro, dopo aver operato qualche aggiustamento di carte, si dichiarò pronta ad andare avanti col project con maggiore determinazione. Primavera 2005. Con le elezioni cambia lo scenario in Regione Lazio e anche la corsa del project del Matusa subisce un brusco arresto. Il consigliere comunale Storace, che nella fase di approvazione del progetto del Matusa aveva svolto un ruolo di mediazione con il sindaco Marzi per l'allargamento della sua maggioranza, ora non è più il presidente della Regione Lazio. Luglio 2005. Il sindaco Marzi annuncia a mezzo stampa che procederà con la nomina del promotore finanziario del progetto e che intende andare avanti. Sempre luglio 2005. Il promotore del referendum, Ivan De Santis, denuncia violazioni ambientali nel progetto, in quanto le costruzioni previste insistevano a ridosso del fiume Cosa, quindi su un'area vincolata. Rilevava inoltre una violazione delle norme urbanistiche, in quanto la zona del campo sportivo Matusa, classificata come zona F da PRG, sarebbe dovuta essere oggetto di variante urbanistica, oltre a dover acquisire il parere della sovrintendenza relativamente al vincolo paesaggistico. Per questi motivi De Santis, nella propria mozione consiliare, chiedeva di non procedere alla nomina del promotore del project, anche al fine di scongiurare l'ipotesi di un'azione risarcitoria del privato a danno dell'amministrazione comunale. 18 dicembre 2005. Il sindaco Marzi minaccia di montare una tenda rossa davanti alla regione per chiedere lo sblocco del project financing. Gli fa eco l'allora consigliere regionale Antonello Iannarilli, dichiarando: «Allo stadio ci penso io». Marzi, in oltre 7 anni di mandato, non si è preoccupato di trovare alcuna soluzione, tranne quella sciagurata del project, certamente più inadeguata del problema che si prefigge di risolvere. Sempre Iannarilli assicurava che in occasione della prossima finanziaria regionale avrebbe proposto uno stanziamento di 5 milioni di euro per il completamento del Casaleno. Da quel momento si avvia uno scontro durissimo con l'amministrazione Marzi, che per recuperare credibilità inizia a dialogare con associazioni che nulla avevano avuto a che fare con la campagna referendaria, ma che si resero disponibili a barattare l'area del Matusa in cambio di uno pseudoparco lungo le sponde del fiume Cosa. Intanto, Dante Daguanno, che aveva condiviso tutta la battaglia contro il progetto del Matusa e sostenuto la campagna referendaria, dopo aver subito fortissime pressioni da parte dei vertici nazionali e regionali dei Verdi, venne defenestrato in occasione di un congresso farsa e sostituito da 2 luogotenenti dei Romani. 2006. Dante Daguanno e Ivan De Santis danno vita al movimento civico-ecologista di Alternativa Verde, che porterà alla costituzione della lista civico-ecologista della Colomba, formata da Alternativa Verde e da Rifondazione Democratica, costituita da Luigi Di Santo e da altri, che correrà le elezioni comunali con candidato a sindaco Ivan De Santis. 2014. Luigi Di Santo e Dante Daguanno lasciano questa vita, dopo averla attraversata dai viaggiatori leggeri, e raggiungono il meritato riposo del guerriero. Mentre l'attuale amministrazione comunale, guidata da Nicola Ottaviani, con la complicità dell'opposizione, si accinge a riproporre, con maggiore spregiudicatezza del suo predecessore Marzi, la questione Matusa. La battaglia non è ancora terminata. So you think you can tell.
heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? And did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? And did you exchange a walk-on part of the wall for a lead role?